Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fit, come sempre Tiz, buon weekend a tutti e bentornati alla carriera allenatore con i Manchester United. Sono riuscito oggi a mettermi a registrare, per fortuna nonostante gli impegni di studio. Sapete che comunque sto facendo l'università e sto lavorando sulla mia laurea, quindi sono molto molto preso, però non vi abbandono e appena ho un attimo di tempo mi metto subito a registrare. Lo scorso video abbiamo esultato tantissimo per la vittoria della Premier League insperata, ma siamo riusciti ad acciuffare all'ultimo l'Arsenal nella sfida, nello scontro diretto, e poi nelle ultime due partite abbiamo fatto addirittura 2-3-0 di fila, e quindi anche per la differenza reti abbiamo potuto superare l'Arsenal e vincere la Premier League. Davvero al primo anno non me lo sarei mai aspettato, ma questa mancanza di un leader nella classifica ci ha permesso di vincere lo scudetto con neanche troppi punti. Non abbiamo neanche superato gli 80 punti, ma vabbè, importante averla vinta. E dopo aver raggiunto questo obiettivo molto difficile, ce n'è un altro proprio alle porte, che è la finale di FA Cup con il Norwich, squadra che sulla carta si può benissimo battere, però ragazzi sappiamo che è una finale e se loro sono riusciti ad arrivare in finale vuol dire che hanno delle carte da sfoderare che noi magari non ci aspettiamo, che ci potrebbero prendere alla sprovvista. Quindi affrontiamo questa gara molto concentrati, senza paura e sapendo che l'avversario potrebbe comunque metterci in difficoltà, perché questo è il modo giusto per affrontare una gara del genere. Alla fine, rispetto alla Premier League, è stato un percorso sicuramente più breve, iniziato a gennaio, iniziato anche, devo dire, abbastanza faticosamente all'inizio, perché non riuscivamo mai a vincere in maniera secca alla prima gara, dovevamo sempre rigiocarla perché pareggiavamo tutte le partite. Poi invece abbiamo iniziato a prendere quota anche in coppa, e dopo la sconfitta, cioè dopo la vittoria contro il City, abbiamo iniziato a vincere partita dopo partita e siamo arrivati in finale proprio con il Norwich. Piove al Wembley Stadium, leggenda 6 minuti, siamo al 21 di maggio, è l'ultima gara di quest'anno, poi avremo un piccolo periodo di pausa di un paio di mesi per gestire bene la squadra a livello tecnico, capire chi va ceduto, chi va comprato, ma a questo ci penseremo dopo. Speriamo di chiudere questa gara con un'esultanza pazzesca. Ed eccoci qua ragazzi, siamo al Wembley Stadium, Norwich City contro Manchester United, la finale di FA Cup seguitissima. Tutti gli amanti di calcio sono sintonizzati su questa partita. Eccola qua la coppa, davvero una coppa molto importante. In Inghilterra la FA Cup viene considerata molto di più rispetto alle coppe nazionali degli altri stati, perché è la prima coppa inglese a eliminazione diretta, e davvero vincere anche questa Coppa vorrebbe dire chiudere una stagione straordinaria con addirittura due titoli e proiettarci già al secondo anno come la squadra da battere, la squadra favorita. E devo dire che questo successo da raggiungere in solo un anno era una cosa abbastanza difficile da prevedere, quindi sono molto contento di essere riuscito a rialzare i Red Devils, che erano in un periodo un po' di difficoltà. Rooney dentro, Griezmann! Subito 0-1, neanche al terzo minuto. Mamma mia ragazzi, che azione che abbiamo fatto qua. Ruba palla a Bellarabi, la dà a Rooney. Rooney a questo punto, eccolo qua Bellarabi. Poi Rooney vede il taglio bellissimo di Griezmann che poi incrocia col destro. Ragazzi, abbiamo aperto alla grande, come meglio non si poteva sperare, con un gol subito nei primi minuti della gara di Antoine Griezmann. 0-1. Occhio, Jérôme. Mulumbu, il tiro! Para Lloris al quinto minuto, già reazione del Norwich, si prospetta una partita molto lunga, perché se già dopo 5 minuti abbiamo visto un gol e una grande occasione per il Norwich, vuol dire che le due squadre hanno voglia di giocarsela a viso aperto questa gara. Ora calcio d'angolo del Norwich, attenzione, Jérôme, 1-1, pazzesco ragazzi, 1-1 già al sesto minuto. Volevamo vedere tante emozioni, tanti gol, e così sta succedendo. Depay, Gundogan proverà il tiro da fuori! Ci prova con questo lampo Ilkay Gundogan. Rooney ruba palla, dentro per Griezmann, si deve fermare. Griezmann dentro, tiro! No, Gundogan,
non riesce a tirare in maniera potente, la palla arriva tra le mani del portiere, però davvero grande contropiede. Adesso tocca al Norwich fare il contropiede, ma chiude benissimo Marcos Rojo per chiudere una stagione davvero molto molto positiva. Rooney, Schweinsteiger si gira, destro! Bastian Schweinsteiger, ragazzi! Mamma mia, raramente sbaglia questo giocatore quando deve tirare in porta. E qua davvero la sblocca lui perché all'inizio del secondo tempo abbiamo visto il Norwich rientrare dagli spogliatoi davvero molto compatto in difesa e temevo di non riuscire più ad arrivare alla porta. E qua guardiamo Schweinsteiger, ragazzi, marcatissimo, riesce a girarsi e poi a tirare, a incrociare. Non ci arrivano i due difensori che lo stavano marcando, non ci arriva il portiere. 1-2 e segnano Griezmann e Schweinsteiger in questa finale di FA Cup. Bravo. Ripartiamo con Dele Alli, appena entrato in campo dopo un lungo infortunio al posto di Gundogan che stava facendo la partita da 10. Ancora Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli. No, viene fermato. Bravo, bravo però. Occhio Olson. Olson cross dentro. 2-2. Incredibile, ragazzi. Lo sapevo che avrebbero raggiunto il pareggio i giocatori del Norwich, il pubblico esplode in un urlo di gioia, rivediamo qua il cross di Olson, colpo di testa, palo, a quel punto gli Ulisse era a terra e arriva il 2-2, incredibile ragazzi, forse si dovrà chiudere ai supplementari questa gara, non c'è fine al calvario, fischio finale ragazzi, purtroppo il 2-2 all'ultimo minuto. Del Norwich ci costringe ad andare avanti ai supplementari in una partita che sembrava essere già stata vinta da noi, però troppe occasioni hanno avuto gli avversari per raggiungere il 2-2 e alla fine sono riusciti a raggiungerlo. Dentro Alli proverà da fuori, tiro, poi Bellarabi, cross di Bellarabi, chiude Bassong, calcio d'angolo, dai ragazzi, fino al 120esimo dobbiamo lottare. Con tutte le energie che ci sono rimaste, Schweinsteiger, calcio d'angolo! Miracolo del portiere. Depay. Martial sul destro. Martial, tiro. Schweinsteiger! Miracolo di Rudy. Ancora noi, ancora noi. Rojo, il cross dentro, bellissimo. Un po' troppo lungo. Poi attenzione, Darmian deve lottare. E alla fine chiude il Norwich che è davvero molto, molto pressato. Che la tira in cielo, finisce la partita. Calci di rigore tra Norwich e Manchester United. Fino all'ultimo secondo dobbiamo soffrire anche in FA Cup. Partita strepitosa, 13 tiri, 6 in porta per noi, 9 tiri, 6 in porta per loro. Quindi devo dire che tutto sommato una gara molto equilibrata. Loro hanno giocato davvero con coraggio. Ora è arrivato il momento di chiudere questa gara. Dorans, tiro. L'ha caricato poco. Era centrale, sono rimasto centrale, fa gol lo stesso. Schweinsteiger, rigore, rete, 1-1. Dai ragazzi, anche superiore a ogni tipo di script o di... Ecco qua, ancora no. Carica piano ma molto angolato. Griezmann, rigore di Griezmann! Para Rudy. Bamford. Rete. Martial. Martial, rigore! Para Rudy. Martin. Rete. L'FA Cup la vince il Norwich, incredibile ragazzi, abbiamo fatto di tutto per vincere questa coppa, ma purtroppo hanno raggiunto il 2-2 al 90esimo, supplementari senza reti e ai rigori devo dire Rudy ha fatto due ottime parate e la FA Cup la vince il Norwich, incredibile, davvero incredibile, però tutto sommato arrivati a questo punto... Bisogna fare i complimenti a questa squadra che è piccola, alla fine è una squadra piccola che riesce a vincere l'FA Cup. Ci speravamo davvero tanto.
e dopo aver vinto la Premier sarebbe stato davvero la conclusione perfetta di quest'anno, vincere anche la FA Cup, ma ci riproveremo l'anno prossimo. Purtroppo non tutte le finali possono essere vinte e in questo caso davvero la fortuna ha premiato il Norwich, perché non si può dire che fossero più forti di noi, anzi in alcuni casi della partita, in alcuni frangenti della partita, davvero molto molto superiori siamo stati, ma alla fine i rigori hanno premiato loro. Arriva 1.250.000 euro dall'FA Cup, infortunio di 4 settimane per Alexandro. Ander Herrera ci è rimasto male per il suo impiego. Allora ragazzi, cerchiamo di digerire velocemente questa delusione per l'FA Cup. Come dico sempre io, quando le finali vengono tutte vinte vuol dire che c'è qualcosa che non va, dovete iniziare a preoccuparvi. Io sapete che sono sempre molto onesto, molto lineare. Secondo me, per mantenere al massimo realistica una carriera bisogna giocare sempre sapendo che si può vincere e si può perdere. È stato talmente bello vincere la Premier in quel modo che ci può stare perdere la FA Cup in questo modo qua. E purtroppo questo è anche il calcio. Andiamo avanti. Era l'ultima partita dell'anno. Adesso abbiamo un mese intero di vuoto, senza partite, per pensare agli allenamenti, ai contratti. Poi ci saranno gli europei, ma non credo che li giocherò perché non ho veramente voglia e tempo da dedicare agli europei. Quindi resterò allenatore dell'Olanda, ma simulerò le partite e mi fermerò ogni tanto per darvi un po' un aggiornamento di come sta proseguendo la carriera, ma fondamentalmente andrò molto veloce in questo mese perché non ci sono partite. E quindi ci saranno solo informazioni legate a giocatori che vogliono partire, contratti, oppure giocatori che salgono. E ovviamente vi terrò aggiornati, su tutti questi cambiamenti. Ed eccoli qua ragazzi, i giocatori convocati per gli europei: Schweinsteiger, Gundogan, Bellarabi per la Germania, Depay per l'Olanda, per l'Inghilterra Smalling, Rooney, Phil Jones, per la Francia Lloris e Griezmann, per l'Italia Darmian. Direi che è una buona lista di convocati, hanno fatto tutti bene quest'anno, quindi sono contento di aver portato giocatori in forma, giocatori forti alle nazionali. Questa è la nostra squadra, sono tornati molti giocatori del prestito, però adesso su quello ci rifletteremo poi a luglio quando si aprirà il mercato, se darli via tutti o no. Nel frattempo sto facendo gli allenamenti, Gundogan si sta avvicinando all'86, che sarebbe davvero una crescita pazzesca. Depay è vicino all'83, quindi lo sto allenando molto. Martial lo sto allenando un pochino, che è arrivato all'81. Poi Donnarumma sempre ha bisogno di allenamenti perché sale davvero molto molto in fretta. Sulla difesa devo dire che non ho molti giocatori da allenare. Speravo che Maximovic salisse di più, invece non è stato proprio un acquisto ideale. Però tutto sommato non ci possiamo lamentare assolutamente. Allora, fantastico, prima partita simulata è Olanda-Italia e la nostra Olanda vince 1-0, quindi iniziano molto bene gli europei per gli olandesi. Adesso per la prossima gara ci vogliono ancora 3 giorni, quindi lavoriamo ancora un po' in ufficio e negli allenamenti, poi dopo proseguiremo anche per la prossima gara. Ok, seconda gara contro la Slovenia, pareggia Strootman all'82esimo il vantaggio di Lazarevic, quindi 1-1. Ed è un girone davvero molto difficile perché ci sono dentro la Francia e l'Italia. Però l'Italia mi sembra tagliata fuori perché la prima gara l'ha persa contro di noi, la seconda dovrebbe averla pareggiata con la Francia. E quindi nel prossimo scontro, che è Olanda-Francia, si deciderà sicuramente la prima squadra che passerà il turno. E la seconda invece verrà anche determinata in base alla gara tra Italia e Slovenia. Però così a occhio sembra che l'Italia, sia messa male, possa arrivare addirittura terza e uscire già ai gironi di questo europeo. Ok, allora Olanda-Francia finisce 1-1, gol di Huntelaar e poi risposta di Sissoko all'86esimo, per cui penso proprio che passeremo noi, esatto, noi e l'Olanda, perché l'Italia addirittura pareggia con la Slovenia, quindi rimane al terzo posto, quindi andiamo avanti negli europei. E
E devo dire che la Francia, anche nella realtà, secondo me sarà la squadra favorita per gli europei perché davvero ha una squadra fortissima, anche piena di giovani. Quindi l'Olanda addirittura non giocherà negli europei, quindi è un po' irrealistico il fatto che li stiamo giocando qua sulla nostra carriera, però così è. Allora, Mail dalla Spagna, giocatore a rientro dal prestito, poi allenatore dell'anno della Barclays Premier League, complimenti se l'hai meritato. E questo è sicuramente un grande onore vincere anche a livello individuale un titolo, che è quello di allenatore dell'anno della Premier League, quindi ottima notizia. Penso che a questo punto lo United non potrà far altro che rinnovare il nostro contratto. Allora, ottima stagione. Lei è l'uomo giusto per il club, prestazioni in Champions inferiori alle aspettative, Coppa Nazionale speravamo di vincerla e vabbè. Comunque, quello che conta è nel complesso l'ottima stagione e la vittoria della Premier. Bene, quando c'è questa schermata, anni fa mi sarei un po' cagato addosso perché di solito si bloccavano sempre i salvataggi qua, ma quest'anno, toccando ferro, sembra funzionare tutto, quindi possiamo goderci questa schermata e questo articolo di giornale che parla ancora del fatto che su internet i tifosi dell'Olanda non sono ancora convinti che siamo l'allenatore giusto, però insomma avete visto i risultati che abbiamo fatto con lo United, quindi potete stare tranquilli. Adesso aspettiamo un po' e poi dopo faremo assieme una lettura complessiva della squadra, cercando di capire chi merita di restare e chi no, in base anche alle prestazioni che hanno dato nel primo anno. Cercheremo di dar via anche tutti quei giovani inutili che non crescono niente e che sono tornati dal prestito, quindi sarà un bel lavoro da fare. Se tutto va bene, io spero di arrivare attorno ai 60 milioni di budget, anche di più, e punteremo sicuramente a due o tre acquisti di altissimo livello per chiudere bene la squadra e puntare l'anno prossimo a tutte le competizioni possibili. Ok, abbiamo simulato doppietta di Van Persie che sta facendo un grande europeo e vittoria sull'Austria, ragazzi, siamo in semifinale degli europei senza giocare, semplicemente simulando, quindi anche la formazione che abbiamo messo per l'Olanda sembra essere un'ottima formazione. Ora, ragazzi, guardate i giocatori della nostra squadra, cioè tranne Alexandro e Rocco, gli altri sono tutti convocati in nazionale, fa davvero impressione. Allora, invito torneo precampionato. Ah, però, qua arrivano dei bei soldini. E sapete la mia teoria, cioè io non voglio affrontare squadre troppo forti nel trofeo estivo perché non voglio stancare la mia squadra e non voglio dover schierare sempre i titolarissimi perché voglio fare un grande turnover d'estate. Quindi mi dà fastidio magari affrontare Barcellona con i sostituti, perdere, poi che mi arrivi l'email che ho scritto ci aspettavamo di più, mi dà fastidio. Siccome noi i soldi comunque ce ne abbiamo e anche tanti. Tra 12 milioni e 10 milioni sinceramente non mi cambia molto, però anche questa qua da 11 milioni e mezzo in Arabia Saudita mi sembra abbastanza buono perché siamo la testa di serie, però comunque ci sono delle squadre abbastanza al nostro livello. Quindi direi di andare su questa, che alla fine ci dà solo mezzo milione in meno dell'altra e ha squadre più abbordabili. Eccoci qua. Poi rientrano i giocatori dal prestito che sono Fosu-Mensah, Riley e McNair. Eccoci qua. Offerta per il trasferimento di Brodwick Jackson. Ok, lo diamo in prestito al Rotherham. Ed eccoci qua, ragazzi. Sto simulando la semifinale degli europei con la Germania. Ci ho pensato su se giocarla o no, ma alla fine ho deciso di simulare e qua c'è già un rosso per Durm, quindi secondo tempo della Germania in 10, forse più chance per noi di passare. Ultimi 10 minuti della partita, arrivano dei cambi, no, si prosegue, supplementari, gol di Özil. Gol di Özil, non arriva una risposta dall'Olanda e quindi 120esimo. Niente, va in finale la Germania, ma è chiaro che ha dei giocatori più forti rispetto ai nostri, quindi va bene così. Ci ho pensato su tanto se giocarla o no, ma alla fine ho detto già tra poco dovremo giocare la Coppa a inviti con l'Inter, poi con l'Athletic Bilbao, il Benfica, poi avremo già il 31 luglio la Community Shield contro il
Norwich, perché ovviamente si gioca contro la vincitrice della FA Cup, e quindi il Norwich che ci ha battuti in questo episodio, all'inizio di questo episodio, ai rigori. Quindi la incontreremo a fine luglio, e già il 7 agosto si inizia con la Premier, quindi mettermi a giocare anche gli europei mi sembrava un po' esagerato e ho preferito fare in questo modo. Arriva in finale la Germania, ma comunque arrivare ai quarti è un ottimo risultato per l'Olanda. Vado a vedere l'ufficio, offerta trasferimento per Rashford, lo mandiamo in prestito perché non ci ha davvero convinti. Poi offerta, eccola qua, sto guardando un po' per Koke, per Varane, per Harry Kane, però direi che ci possiamo fermare per oggi. Lasciate un bel like al video, non so quanto durerà perché ho fatto davvero tanti tagli, ma contando che c'è stata già la finale dei FA Cup, tutto il finale di stagione e anche questo accenno di inizio del nuovo anno, direi che abbiamo già visto tante cose in questo video. Vi aspetto tra qualche giorno con il prossimo episodio, in cui faremo tantissimo mercato, quindi ragazzi non potete perderlo. Per oggi è tutto, like al video, commento se vi va, e ci vediamo al prossimo episodio. Bella ragazzi, e grazie di avermi seguito anche oggi.